Bentrovati amici e amanti della Golden Age. Quest'oggi torniamo a parlare di maschi alfa avvolti nelle bandiere americane. Iniziamo quindi con un eroe che già dal suo nome di battaglia ci comunicava il suo infinito amore per la madre patria. Oggi infatti parliamo di USA Jones. USA Jones appare per la prima volta su Wonder World Comics numero 28, uscito nell'agosto 1941 ed edito dalla Fox Future Syndicate, creato dallo sceneggiatore Bob Farrell e concepito graficamente dal fumettista Louise Casenevieu. USA Jones arriverà anche a godere di una propria testata a suo nome, che durerà però soltanto due numeri, dati alle stampe nel novembre del 41 e nel gennaio del 42. Nato esplicitamente per divulgare tra i giovanissimi americani la propaganda contro i diversi nemici dell'America, USA Jones proponeva ai suoi giovani lettori anche un vademecum completo di regole sul come tenersi in forma e come reagire nel caso di un attacco nemico sul suolo americano. USA Jones non aveva delle vere e proprie origini e non fu mai rivelato quale fosse il suo vero nome. Si sapeva soltanto che era un gran patriota e un acerrimo combattente del crimine. Indossando un costume dagli evidenti colori a tema Stars and Stripes, con una bella USA stampata sul petto, non possedeva nessun superpotere, sebbene fosse dotato di una spiccata agilità e forza fisica. Le minacce contrastate dal nostro erano molteplici, dai soliti bricconi e ladruncoli, passando per le consuete spie naziste, fino ad arrivare a due insoliti e ricorrenti villain chiamati White Killer e Black Snake, due assassini in costume alquanto pittoreschi quanto letali. Sparito come molti suoi colleghi dell'epoca a fine conflitto, USA Jones verrà ripescato dall'oblio soltanto nel 2008 per la miniserie Project Superpowers, evento prodotto dalla Dynamite Entertainment e gestito dai fumettisti Alex Ross e Jim Kruger. Se hai trovato interessante questo video e vuoi approfondire la vita di altri personaggi in costume appartenenti alla Golden Age, visita il blog ilfumettarovetusto.blogspot.com.